Presentato dalla Ruzzo Reti, il libro Proteggiamo il nostro pianeta, nato dalla sinergia tra la società acquedottistica Teramana e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Caporale. Una delle maggiori difficoltà del territorio è proprio quella legata al consumo dell'acqua, cioè a un consumo errato di quella che è una risorsa idrica molto importante. Quindi abbiamo pensato di fare un'attività con i bambini delle scuole elementari, che sono delle spugne e quindi recepiscono, a fine proprio di insegnargli i comportamenti corretti nella gestione di questa risorsa, e quindi abbiamo pubblicato questo libro, che verrà distribuito dalla terza alla quinta elementare nelle scuole appunto della provincia di Teramo, servite dalla Ruzzo Reti, un libro didattico in cui c'è questo gamberetto, questo crostaceo Dalfi, che spiega a una bimba i comportamenti corretti nei confronti dell'acqua e dell'ambiente. Il progetto editoriale dedicato ai bambini delle scuole elementari dei comuni serviti dalla Ruzzo Reti è il frutto di una collaborazione che da oltre 10 anni vede i due enti fianco a fianco per garantire la sicurezza dell'acqua e il benessere del territorio. Ma noi collaboriamo ormai con il ZTS da 10 anni su diversi progetti che riguardano la sicurezza dell'acqua, così abbiamo pensato di coinvolgerli anche in questi. Loro già erano autori di manuali didattici per altre cose, quindi ci siamo incontrati in questo progetto. L'idea di un volume dedicato ai più piccoli nasce dalla necessità di sensibilizzare ed educare la popolazione al rispetto dell'ambiente e al corretto utilizzo dell'acqua potabile, argomenti attuali e molto discussi ma difficili da tradurre in azioni concrete da applicare nella quotidianità. Un'iniziativa che riguarda la comunicazione per lo spreco dell'acqua, che è una risorsa non infinita, e l'educazione per i più piccoli. Siamo coscienti tutti che non ci si salva da soli, e far passare il messaggio tra i più piccoli è la cosa più importante.